Allora, Nanni, Bisogna vedere stasera. Come ahimè, ahimè? perché, no, ahimè perché si conclude un percorso Ah. che è stato pieno di emozioni, lo possiamo dire. Sì. Pieno di emozioni, di colpi di scena, di amici finti, di amici forse veri, ma che forse vogliono anche un po' di soldi, Sì, insomma. solo Ok, finti. quindi solo finti. Ovvero il terzo e ultimo Per ora. capitolo, per ora, del matrimonio di Giovanni Fois. E Oh, che però dovrebbe essere quello gustoso perché il viaggio, è il viaggio di nozze. Dove siamo andati per il nostro non... viaggio? Vabbè. Dai, dove siamo andati per il nostro Stupido. primo viaggio di nozze. Quindi vuol dire che questo è il primo di una lunga serie di viaggi di nozze. Va bene? Ah, no, l'hanno detto che ne facevano due. No, volevano farli multipli. Multipli Sì, addirittura. perché non sapevano cosa decidere, siccome sono milionari sulle spalle nostre, volevano fare il più possibile. Vabbè, nostre, cioè non è che guardiamo i Vabbè, video. allora, anche nostro perché gli diamo i soldi quando guardiamo le pubblicità. Io me li riprendo con questi reaction, giustamente, però bisogna un Beh. attimo capire. Di più, di Fois, ovviamente, me ne prendo. Grazie Paolo Alpino, grazie Ovviamente, Fede bene Bassi. specificare. No, perché se no, ora Sia va mai. bene. Via. Comunque, a parte questo, allora, viaggio di nozze, mangio tutto il menù del mio ristorante, vabbè, grazie al No, questo cazzo, si può ma evitare. poi sono tre kebab di merda, non è che ci voglia tanto. Dove siete andati? Questo allora si va, viaggio di Eh nozze. sì, quanto dura? E i suoi Ah, 35 buono, minuti se li buono, porta a buono. casa. Più del matrimonio, qua bisogna farsi, bisogna godere, buono, buono. Speriamo ci siano free, insomma, amici che si segano, eccetera, Sì, ma eccetera. sicuro. Vai! Indovina cosa facciamo oggi? Una fuga. T'ammazzo la strozza così ti fai. Iniziamo così, ragazzi, perché non è proprio il mood, No, ma non eh? è che lo fai dire ai ragazzi, sei te che l'hai detto, cioè Grazie, se Gab, non grazie, Dez. No, però. funziona parlare alle persone, sì. Ok, ma mi convincevo un po' io, dai. Bella la Romantica. fuga. Una fuga romantica. Stiamo partendo. Vi spiego tutto durante il video. Non è il nostro viaggio di nozze. Guarda, dalla presa di Fois, ti immagini cosa riesce? ti stritola tutto. C'ha questi ditoni un po' ossuti, no? Come si vuol dire? Specifichiamolo. Quello vero, quello che sarà ufficialmente il nostro viaggio di nozze, ve lo anticipo già. Ah, un po' di materiale che andiamo a riciclare di nuovo. Ovviamente, ora Sapete? un po' di ciuccioli volano, Sarà a dicembre, eccolo, più eccolo. grande, e poi Eccolo quando qua. avremo il Te l'ho tempo, detto. e soprattutto veramente 2 settimane libere per poter dire ok, partiamo. Ma per ora ci concederemo da qui fino a dicembre 2, 3, 4. Lei sa già rotta i coglioni della Sì, sì, presentazione, eh? sì, Si sì, vede sì, sì. allo sguardo. Vorrebbe non Viaggetti un fare il po' più video. piccolini per rilassarci, per vivere dei bei momenti e non solo stare sempre a lavorare. Perché tra kebabaro, brand, la palestra, il Oh, un po' di spam. coaching, cinghia, tutto quanto, stiamo sempre a lavorare. Coaching. Quindi giriamo un video durante il nostro viaggio di nozze No, lavorando! no, non hai capito. Ha detto che ne faranno quello da 2 settimane senza farlo. Passare qualche giorno? Ci siamo. In questo video Oh, è racchiuso poi. tutto. Cosa, Nanni? Dimmi cosa. No, poi puppe c'ha Foyce. Ah, era proprio quello che volevi dire? Ok. Sì, no, se ne vede. No, non ho visto il culo di lei. No, bello il tatuaggio Ora però, Superman. così l'hai detto, Sì, però. perché per spiegare che non mi riferivo a quello. E guarda Ok. che pecs si chiamano i pecs. Ah, pex si chiama, il petto, Sì, pettorale. ok. Però sì, no, non vuol dire nulla, andiamo avanti. Tutto il nostro primo viaggio da Oh, Madrid. hai rotto il cazzo, Foyce. Cioè, hai Ma veramente poi il rotto i video coglioni. verticale, ma levati giù la massa a Marina di Pisa o gli scogli di Marina di Sì, Pisa. quello sì, è col botro dietro, certo, sì, Niente di certo. moglie. Godetevelo perché tra tramonti, cibo e avventure abbiamo da consigliarvi tantissime cose di questa fantastica. Sì, ha girato tutto, ha girato il video e i viaggi di nozze, non è vero niente, la Forza. sua 2 settimane è finta. Isola chiamata Santorini. Non potete mai sapere se da un momento all'altro troverete l'anima gemella e dovete andare a fare un viaggio Ma romantico chi è? assieme. Oh, ma firma i Chi ciccioni è? anche delle Oh, altre persone! basta! Ma guarda che c'è, Pipporno! Cioè, si era resa conto che nel montaggio non c'aveva abbastanza ciccioni, è andata a rubare dei ciccioni a giro come i guardoni. Ora, Veramente? non voglio dire come a Firenze ai tempi, però insomma, No, quasi. no, No, a no, no. Firenze, a Maria Antonietta sotto c'erano. Sì, Lorenzo Gli De innamorati, Medici. gli innamorati si vanno a baciare davanti a Santa Maria Novella, è famosa questa tradizione, dai, lo sanno tutti. Mai visto nessuno, va bene. Vicino allo stricaio, cioè, tra lo stricaio e Santa Maria Novella c'è Lo un. stricaio. Sì, c'era Direi. Santorini. Nel dubbio voi salvatevi questi posti. Ah, giusto, Vai, vorrei fare un e regalo là. a tutti voi che state guardando questo video. Un È appena regalo? uscita la nuova collezione Camizon, dove ci. Ah, quindi sono vestiti Quindi ce la gratis! regali? A Ragazzi, posto, vestiti allora ordino gratis! Aspetta! subito. Vai, guardiamo! Acquistiamo? Ma come acquista? Come era un regalo! Vai, culo c'è.
32, 29, 31. C'è un regalo. Ma scusa, ma allora Voice. Sono scontati. Questo era il regalo, forse lo sconto. Ma che cazzo di regalo era uno sconto? Ci siamo veramente superati, sia per grafiche che per tessuti. Sì, una scritta. Okami, Camizone, va bene. Tutti quelli che ordineranno i prodotti da nuovo. Bella questa grafica. Dragone, dragone. Voice, guarda, io non ti voglio ciuccia soldi, ma chiama Smile che ti su ciuccia soldi, dai. grazie lo stallone, grazie Netto. Gli metterò un regalo nel pacco e lo spediremo in tempo reale. Ah, c'è un regalo, ok. Video camizzoni in descrizione. Qualsiasi dubbio sulle taglie, sappiate che io sono alto 1,77 e peso 88 kg. Ho capito, sì, ma te non sei la media per fortuna. Ma poi per fortuna non sei la media italiana, sennò la gente si butterebbe giù da Calafuria. Ma per l'altezza, però ha trovato l'amore lo stesso. Proprio per questo lo dico, vi rendete conto? Forse 1,77 eppure ha trovato l'amore. Vabbè, ci vedo, c'aveva 6 metri di cazzo. No, ma non è perché Emily sta con lui solo per quello, non volevo soltanto. No, anche per i soldi, cosa. Anche per i soldi. Va bene, sì, non, no, neanche quello intendevo, io era per il sentimento. Però. È vero, per gli Achidale che si sega, lo sappiamo, no, vabbè. No, ma basta, perché poi non lo conosciamo lui. Non lo conosciamo, ma è un grande, Yaki, lo so, perché l'ho visto alla sagra del Burubuntu a Marina di Bibona. Di Burubuntu è il cantante, ma Marina di Livorno. Marina di Bibona. Ah, di Bibona. Sì, sì. Indosso una taglia L ed è perfetta per qualsiasi info. Un minuto e 29. Peso altezza che vi aiuto io. Detto questo, godetevi il video. Aiuta lui, vuol dire un assistente che non è lui. Stiamo partendo, non potevamo lasciare. No. Non potevamo non abbandonare la. Sto cane di merda. A no, casa. Allora, nonni, allora aspetta. Fermi. No, il cane non va fatto. No, no, ma non per il cane. Ah. Da qua in poi, soft. Ok. Tranquilli. La mottola e Rufy. Poi schifo. No, vabbè, però. Nanni, te l'ho detto ora, te l'ho detto. Ho parlato io, hai parlato te, scusami. No, cioè, è simpatico. No, è simpatico, è simpatico. Da sole. Quindi abbiamo provato a lasciarle con delle dog sitter. Abbiamo provato a lasciare con qualcuno che conoscevamo. Ma tutte le persone che conoscevamo o sono in viaggio con noi. Oppure. Come viaggio con loro? Yaki! Yaki! Non si rifà, non penso si riferisca solo a lui. Però da fare non potevano stare qui. E quindi poi è arrivata la seconda opzione che era lasciare i cagnolini in... dove? In una pensione. Ah, no? Ok. I cani. Ma noi siamo troppo attaccati. C'è proprio troppo attaccamento verso i nostri cani. Non potevamo lasciarli con degli sconosciuti, ci sentivamo troppo a disagio nel farlo, quindi ho fatto la cosa più ovvia. Bella questa, questo montaggio. Ho fatto venire stanotte. No, sì, lo schiavo. Luis è quello che Luis è, che ha fatto, ti ricordi? Sì, Luis sì, poveri. Lui, ricordo, Luis da Roma. Con la maglietta camizzone, quindi pure che sponsorizza. Ricordati per sempre che sei una delle persone più buone al mondo e questa cosa che stai facendo è sempre ma lui è segretamente innamorato di Giovanni. Sì, devi leggere, cioè devi guardare questa cosa di montaggio perché è incredibile. Bello poi la scritta decentrata dal fumetto, ci voleva impegno per metterla lì, secondo me, Giovannone. Sempre, cosa migliore del mondo. No, nessuna critica. Sei troppo bravo. Lo so, potrei dormire col cagnolino, guarda. Ah, che bello. Fargli un male che non è... Guarda, mi ha bucato il calzino! Ma certo, ma non è vero, ecco, ma ce l'ha già bucato. Giovanni, ma c'hai miliardi, milioni, vai a girarsi di boati, sei peggio di Dario, de. No, vabbè, questo comunque ho camizzone, sono anche resistenti i calzini di solito, non so. Scusami, se mi regali arsivesti buono, però. Un so di velcro e pelle di dino, scusami, pazienza, Non l'ha mai detto. Tranquillamente con Marika che si amano ormai, ma sti due hanno deciso di partire con noi. Ma chi sono loro? Novi, io non l'ho mai visti. Ma sega. Forse con le carte della lore scopriremo dei Jim Bros. Non penso. Ciao Teslina, arrivati all'aeroporto di Bergamo. Stranamente il nostro volo per Santorini è... C'è l'aeroporto a Bergamo? Sì. Questa notizia sconvolgente. Cioè, era una veramente notizia così sconvolgente? No, pensavo ci fossero solo treni per far tornare Terroni a casa loro. Ma è strano. Vabbè, stranissimo. Ritardo. Sto mantenendo la mia Strix, mai un volo in orario, mai, né andata né ritorno in qualsiasi parte che vado, mai. Assurdo. Ma è Ryanair, però. Ah, l'aveva detto lui, sì. Qui l'ha filmato che sperava che ciucciassero, probabilmente. Invece che... no. No. Una salaccata. Fa caldo, pensavo meno caldo. Fa caldo! Allora, noi in realtà siamo molto in ritardo, dobbiamo velocemente noleggiare una macchina perché c'è una sorpresa
le farà cadere e la farò vedere nel video, ma sappiate che è il motivo principale per il quale siamo venuti tutti quanti qua. Sei un po' in ansia per cade? Sì. Per Raff? Ma te ci sei mai stato a Sivallettini? No, sono stato a Cringonos. Ah, ok, a Cringonos, ci sta. No, non sono stato nemmeno lì comunque. Io neanche, okay. Sono solo a Rodi. A Rodi? Mm. Ok. Andrò tipo 12 anni. Ok. Cosa sta provando Raff in questo momento? Non c'è pensato. Ma l'hai visto il colosso? Non c'è più, ci sono solo le gambe. Eccolo qua! Vabbè, ma Giovanni orto cazzo, perché non ho visto la gestualità, ma ho sentito il fischio, quindi mi sono immaginato la scena. No, comunque era il cazzo, ho fatto il più proprio con anche... Poi lo vedrai, insomma. Sì, tipo Fantozzi con lo sfiladino. Sì, sì, sì. È andato tutto male, non andrà perfetto come deve andare. La missione è essere presenti al momento, penso, tra i più importanti della loro vita. Ci saremo. Ah, casetta Sandorini, c'è una piscina. Poi. E Marco. Allora, se c'è da dire, io qui non c'entro assolutamente nulla. Addirittura hanno pagato la FK. Questa è la casa di chi? È di Chirio, mi pare. Io pongo questa domanda. Non è di Chirio, ma credo proprio. Io pongo questa domanda: vacanze di coppia, sì o no? Cringe o poggers? No, aspetta, ma vacanze di coppia con altre coppie? Sì, sì, sì. Dipende dalla coppia. Mm. Secondo te in questo caso? Cringe. Okay. Okay. Ma non perché sono antipatici, ma perché se non dai una spennellata a un booty hole, ma Dio sa, capite? Quello è il discorso. Certo, ma non lo sai se l'hanno fatto o meno. Vabbè. Non lo so, non lo so. Dici di nozze, vabbè. Quindi, roba loro. Signor Tigre. Ma io no, ma c'è anche... Ma da dove è spawnato? Da dentro Mykonos, da dentro Cringonos. Sei venuto, eh? Sì, mi piace essere... Stai, sono sempre venuto, incredibile. Che ragazzi, sei arrivati da... Cioè, lui ha accolto Emily e l'altro... Sì, sembra l'inizio di un amatoriale serio. Da qualche ora ci avevi distrutto tutti, è tutto un casino qua. Ed ecco Kate, ciao. Non lo so. Io ho un commento. Sì, ma... Ma è l'avanza dei fisi, cioè veramente un po' è circuzzo tra loro. Ma poi è necessario, ma arrivano degli ospiti, sai che c'è una telecamera, perché Foist la porta sempre, anche di nascosto, nell'occhiale, infilata dappertutto. Cioè, ma mettiti almeno una maglietta, qualcosa, boh, io veramente... Ciao. Vieni con me. Ti stai cagando un po' sotto? In realtà no. Ok, sono tranquillissimo. Faccio leggere la frase che ho scritto, piangerò la scritta lì. Fammi leggere. No, senti... Ma cagando sotto per cosa? Forse lui deve fare la proposta di nozze. Non la voglio sapere, non voglio sapere nulla. A me ti piace Santorini? Sì. Eh? Sì, amore, bella. Bella, ma non ci viverei. Ma io Tenerife. Tanto sappiamo benissimo il nostro... Comunque Foyce fa le battute del mio babbo, però morto. Cioè, tipo, non so come spiegartelo. Se adesso morisse mi pa, farebbe queste battute, penso, capito? Un po' contorto, ma come... Vabbè. Vediamo. Sappiamo, sono consapevoli di questo. Comunque che bolide, ragazzi. Mamma mia. Amore, manca tipo un'ora. La fa tantista. Ci siamo. Eccoli là. Ah, ma filmano la proposta così? Boia, cioè, non solo il tuo, ma anche il matrimonio degli altri. Sai perché, secondo me? Perché ha funzionato a livello di visualizzazioni il suo, ne vuole fare un altro. Ah, dici, sì. Si risposa un'altra volta anche. Sì. Chissà se lei ha capito qualcosa. Non è lei ha capito qualcosa, amore? Sì, non mi ha capito un cazzo di nulla. Oi, Nani, ma scusa, come fa? No, per dire, cioè, ingenuamente non sa di cosa sta succedendo. Beh, però un cazzo di nulla in maniera così violenta. Scusate, sono un po' rozzo. Ah. Beh, sono convinto di questo. Allora, ciccione. Comunque, questa è la vista dappertutto dove vai. Si vede l'isola da capo a capo. È proprio piccola. Vedi ovunque tutto. Tutte case molto bianche. Tutto molto estremamente bianco e, devo dire, blu, come la bandiera della Grecia. Amore! Le grandi riflessioni turistiche di Foyce sono incredibili. Posso dire che è molto bello? Vero, molto bello. E due, siamo a due molto belli. Ora poi rivediamo la prossima scena. Molto più bella Tenerife, ma molto bella. Vedremo dove si mangia. Come più bella Tenerife, di Santorini. Abbiamo un compito, amore. Come in tutti i nostri viaggi, dire alle persone che ci seguono dove mangiare bene. Ok, va bene. Così le persone tra un anno esatto, quando verranno a Santorini, anche perché ora è finita la stagione, tra un anno esatto sapranno dove mangiare grazie a noi. Giusto? Giusto. Il nostro obiettivo è... Lei non ha voglia mai. No, non la vedo mai. Proprio, vuole mangiare e basta, giustamente, scusami. Trovare una pita, un gyros
di qualità 10 più. Onesto, anche perché adoro la pita io. Io sono un fan dei Giros. Ehi, 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 tu che palesemente abbiamo sbagliato l'outfit qua. Cioè, ognuno ha accannato in qualche modo. Vabbè, diciamo che il momento lo conoscevi, però. Poi vedrai, però. Non ho capito nulla. Santo Wine. Bello, carino. Santo Wine è palesemente il signor vino di Santorini, ma che costa tipo 10 volte di più. Sì. Duro, palese. Ci vuole anche la bicchiere di vino. Vorrei fare un applauso al signor Raffaele Del Piano, che ha scelto il luogo più caldo dell'isola. Madonna, sto prendendo fuoco. Beh, d'estate in un'isola sotto al sole, cioè, ci deve essere, scusami. Nanni mi ha raccontato che quando è andato a Santorini, ragazzi, oh, gay. Come è stato? Ah no? Gay? Non avevi iniziato, no, con l'eroina qui? Mi pare. Ah, sì, 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 mi ha sporcato, scusa. Attento. Allora, qui c'è. Si ho letto, sembrava un po', no, vero? Senti. L'isola. Sto prendendo fuoco. Però sono a destra, vero? Allora. Poi ho letto. Qui c'è ognuno davanti a una degustazione di vini con dei contornini. Io avevo detto che sto stemio. Non volevo bene, ma a quanto pare si beve pure oggi. Sei in vacanza, Giovanni. Che grande, cazzo, che king. Si beve e poi il sex. Fele, ci stiamo cacando sotto? Cosa? T'ha già detto di no, cioè non gli frega nulla. Boh, no, zero. Quindi noi adesso faremo la degustazione. Ma io, che sai, faccia? A me mi puoi transegare, io scopo le fiedi, io voglio chiedere di sposare per trombare ancora. È pisano lui, tra l'altro. Possiamo dire le nostre note su ogni cosa che beviamo. Vabbè, dai, una figata però. Facciamo per il compleanno di quella signora. No, dai. Ma compleanno, mando, porco. Urrà! È cazzato nero. Urrà! Guarda te, Alan, che domani è il compleanno tuo. Ma c'è un'altra persona qui in mezzo che festeggia gli anni. Auguri a Mattia! Mattia, auguri! Ma c'è uno a fare video dietro di loro. Ma almeno tre compleanni. Secco. Sì. Guarda, guarda, quelli dietro, che c'è il tipo che fa il video della tipa. Oggi sgago comunque. Cos'è questo? Vediamolo. Ma poi perché. Boh, è schifo. Ma poi perché ti portano col coso della mia mamma quando ti prepara la roba? E c'è la torta del Big Mac. Sì, oppure ti ho preparato le fettine, tieni, te le dà col coso. Uguale, ti arriva. Con la carta, con lo scotex con unto d'olio sotto. Sì, con la stagnola, col cookie. Boh, beh. Ci serviamo da soli, raga. Sì, sì, ormai siamo abituati a gestire le cose da soli. Allora, quella bruschetta penso fino dritta nel mio stomaco, ragazzi. Dove la vuoi mettere? Nel culo, dai, poi, per piacere, dai. Cioè, vabbè, ora magari no. Di solito lo fa. Cioè, dimentichi il bruschetto nel culo? Non lo so, dico, magari sarà specificato, vuol dire che ci saranno altre occasioni. Poi, se queste battute pesanti, no. Gli hai detto un cane di merda, e quegli aghidale con le cose, le signorine della notte, con le lampadine, scusami. Ma vabbè, ora esageriamo, dai. Comunque si è già abbassato. Sento odore di aglio. Ci può un forte aglio, eh. Ma penso. Sì. Abbondano, comunque. E ora come faccio con ciuccioni, poi, che c'è l'aglio, eh? Comunque tutto questo, io ho preso una bruschetta, solo pomodoro e aglio, loro hanno il prosciutto. Cioè, non ho capito perché lì c'è del prosciutto. Eh? Che ci hanno chiesto. C'è l'aglio. Comunque il tramonto è bellissimo. Vero. E inquadra uno. Sta arrivando la gioia. Ho capito, ma non ti inquadrate di tre quarti, facci vedere il tramonto, no? Si inquadra sì, lui sì, col no. Tramonto dietro che è così, ma io veramente, ma... Sta arrivando già gioia il primo giorno, mi sono detto alla camera. Mm-hmm. A tra poco. No! Non ci posso credere. Vabbè, ma scusami, metti un secondo indietro. Subito. Prima che si giri. E ancora? Mm-hmm. Aspetta. A tra poco. Qui. Scusami, ci sono in 40 telefoni in mano e la fotocamera piazzata, come fa lei a non sapere che se perché magari mi ha detto, oh guarda il tramonto, dove amore? E poi dietro sono arrivati tutti col telecamerone. Cioè, ho capito, però, cioè, è veramente intuibile una cosa del genere. Tra l'altro, momento, forse. Rovino un po' la sorpresa a Nanni, eccetera, però Foyce mi aveva già detto che cosa succedeva in questa scena. Lei infatti non si sente, ma dice, alzando le spalle, per Foyce. No, però non, cioè, non può essere vera questa cosa. Scommettere? Se, guarda se bene. Se lo fa spacca con la scrivania. Guarda bene. Guarda. Sì, sì, vediamo un po'. Guarda. Foyce. No, no. E Foyce. Ah, quindi non è un sì, è maggiore di sì. Sì, sì. Allora... Ok, sapevo che Raffa stava organizzando qualcosa per il compleanno, però era troppo strano.
ferma con l'entusiasmo. 800 telecamere puntate nel muso, ci sta. Sembrava la partita di Serie A, la finale di Champions, con teleobiettivi nel naso. Vabbè, però pace, è andata così. Quindi un po' ci stiamo sperando, perché... cioè, che cazzo, dopo tutto questo tempo. Tra l'altro è successo un anno fa che a casa mia, a Basso, avevo una cetolina dove mia mamma aveva messo le collane, gli anelli. Avevo comprato degli anelli in crociera che mettevo ogni tanto, cioè non sono questi che ho sempre. E c'era un giorno in cui li volevo indossare ma non c'erano nella ciotola. Un racconto incredibile, appassionante, vediamo un po'. E ho detto, ok, se non ci sono, li ho presi qualcuno. Ho provato a chiedere a mia mamma, lei ha fatto molto la vaga e poi lì è finita. Cioè... Insomma, quindi ha sgamato... praticamente lei è andata in una vaschetta di gioielli, non trovava l'anello e ha detto a sua mamma, ma dov'è l'anello? Sua mamma lo sapeva, ha fatto la vaga, ha snicciato, insomma, aveva capito tutto. Grande la mamma, veramente. Non è mai successo niente. E ora che Raffa stava organizzando il compleanno, sono mesi che tipo mi nasconde il telefono, che non mi fa vedere... No, cioè, capito, te. Scambiamo i telefoni per la... Sì, ma che cazzo è? Ma che sorpresa è? Ha saputo tutto. Ma poi lei è tenente Colombolo. Boia, veramente, Conan. E non abbiamo nulla da nasconderci, però ultimamente non mi faceva mai toccare le sue cose, mai le chat, mai... Io ero una corna. Poi una proposta. Ecco, Foyce che deve sempre metterci. La battuta del padre. Poi Christian De Sica, cioè veramente. Cioè... Cipollino! No, Cipollino era l'altro. Vabbè la bomba, Cioè, questo è Christian De Sica. Artemio, come mi hai riconosciuto? La voce. Questo è Pozzetto. Invece, diciamo altri comici che non c'entrano niente con Christian De Sica, se possibile. Tipo Tech. Insomma, tutte queste cose. Sempre Pozzetto, vabbè, sì, non importa. Esatto. Poi ha detto, vabbè, ti ho organizzato il viaggio per il compleanno. Io mi sono. Mi sono sempre lamentata che nel mio periodo non c'è caldo, non posso fare, che ne so, la festa in piscina come si può fare per lui. E poi ha detto, vabbè, ho preso 3 fotografi per il viaggio del tuo compleanno. Io, che cosa significa? Sì, veramente, ma il più puzzoso del mondo. Dai, veramente, cioè, infinito puzzo qua. Ma poi, ragazzi, cioè, boh, non lo so, secondo me è meglio fargliela... in privato, per conto vostro, cioè, non... Vabbè, ognuno ha i suoi casi. Sì, no, io parlo per conto mio, poi ognuno fa quello che vuole, se ti fai ficcare anche un obiettivo nel naso. No, e quindi, insomma, un po' ci ho sperato. Questa cosa zero, così, una bella coca-colozza, dopo lei che si confida, spiega tutto, sì, per essere rompere un po' la tensione. Al limone. Penso sia tra le peggiori bevande gasate mai bevute. È come quando, non lo so, quando sei ragazzini, andavi a casa di un tuo amico, entrava la mamma e diceva, Dario, nonno è morto. C'era il tuo amico e fa, boh, ed è buono sto crema caramella della San Montana. Cioè, che non avevi per niente il polso della situazione, c'eri te che assistevi alla scena della tua mamma e ti annunciava che il suo babbo, il tuo nonno, era morto di fronte a te e certo amico gliene frega un cazzo col gelato in bocca, te buono te, era cremino di Omeo. Metti un po' il video dove dice, oh, ma ho preso la VHS porno, vai ci si sega insieme, vai. È morto il nonno, morto nonno. Quindi insomma un po'... arriva Foyce, vuoi buona Coca-Cola al limone di Grecia, buona. Zero questa, penso sia tra le peggiori bevande gasate mai bevute in vita mia. È amaro, se ti piace il limone amaro così tendente al bruciato è ottimo. Bella merda! Eccezione incredibile, ragazzi. Questa roba. Handmade coconut pie. Non è un mochi. È un tipo. Boh. Con la foglia di cocco? Che ciotto, questo cos'è? Ma che è salame? Che è? Questo è. Coi fichi? Croccante. Guarda questo, con i fichi. No, Giovanni. Giovanni è la stessa che ha preso prima a mano, Cioè, che te li fili tutti nel culo stanotte. Basta. No, perché la forma ricorda. No, ma ho capito, cioè, così proprio siamo arrivati. No, però è una domanda la mia, cioè, non è una... Sì, può darsi che sia anche una domanda, ma comunque sia non... Cioè, siamo arrivati proprio raso terra ormai, cioè, proprio... Ormai ci manca proprio la diffamazione pura e poi cioè, abbiamo fatto tutto. No, bro. Fate lo yuzu. Oh. Sarà tipo ipercalorica sta roba. Proviamola. Si vede che sono in un posto nuovo del mondo. Perché ogni volta, se mi torno al Gianni Foyce di tanti anni fa, che ogni volta che vedo qualcosa di strano, lo prendo e lo provo.
Però Nani, tutto sembra andare verso quella direzione incredibile. Scusami, però io non sto zitto perché non voglio dire cosa. Vabbè, vediamo come dove va a parare. Io provo la pasta di fichi. Scusami, un prete con l'ostia, Dio mio. Qual è il problema? C'è un retrogusto un po' amaro. Ma sono i fichi, ragazzi, devi passare i fichi dentro. C'è un marmella di fichi super densa. Beh, detto, sì. Beh, il peggiore ha preso. Cioè, tutti dicono che è una merda e lui no, però è buono. Cioè, c'era fragole, cereali, e lui ha preso i fichi, l'hai preso. Cioè, mannone, vai, veramente. I vestiti di Marica. Ma no, ma sono fichi. Sa Gemini. Ragazzi, i fichi tipo... Sa Gemini. Quelli mega marci. No. Ma fichi marci, che barretta è? No, no, già. Già ho lo sbocco, raga. Cos'è quello invece? Penso che sia farina di cocco con melograno. C'è un peso specifico, tra l'altro impressionante. No, raga, no, che schifo. Stiamo facendo una passeggiata. Da solo però qui, che tutti gli altri sono a cena fuori, degli stellati. Siamo rimasti noi che non ceniamo, perché abbiamo già mangiato al locale. O me lo stuzzicheremo qui in giro. Vediamo un po' cosa offre di bello Santorini. Bella però, boy, sì, non l'avevo mai vista. Comunque, chiunque abbia avuto l'idea di fare tutti i palazzi bianchi è stato un genio. Boy, Brunelleschi, bella appella ha fatto. Bella io penso Giovannone sia proprio uno stile architettonico. Uno stile di vita, no, ma... quello greco, penso che posava normale. Ma a parte quello, è proprio lui come stile di vita. Io voglio essere Giovanni Foix. È proprio, cioè, veramente bello. Palesemente un genio. Uno ha detto: palesemente un genio. Aspetta, che approfondisce, mi sa qua. Tutto bianco, così diventa iconico. E tutti verranno a fare foto nostro... Non penso sia stato fatto per rispetto. Giovannone, penso sia stata costruita prima. Non è mia Gardaland. O si fa pirati, così ci vengono le famiglie col pappagallo. Cioè, tipo Dubai. Ma poi sei in Grecia, cioè, veramente uno degli imperi più vecchi del mondo. Vabbè. Allora diventa iconica questa. I nostri palazzi bianchi. Ah, sa molto di buioso perché... Cosa ha detto? Di le foto dei nostri palazzi bianchi. Ah, sa molto di buioso perché... Ah, di Puglia. Ah, sa molto di Puglia. Forse per Alberobello. Beh, sì. Effettivamente, cioè, sono anche vicini, sì, certo. Sembra un sacco Polignano a mare. Polignano a mare adesso? Ultima cosa che dico, ci sono un po' di gelata agli scam, il locale scam dove mangiare. Cioè, qui per ti devi impegnare per... Ostuni, sì, è vero, assomiglia a Ostuni, è vero. Qualcosa di buono a mangiare. Cercherò questi giorni per non farci scammare e darvi delle buone idee, perché per ora molto scam. Facendo... Quante volte l'ha detto? Che va a bozzo! Cosa fai? Te ne privi? Sì. La Grecia è la patria, possiamo dire. Grazie, Fede, benvenuto. Grazie, Locio, per i 100 people. Invece anche il menù. Grande, Ali. Qui... solo pollo, così per provarla. Eccolo qui il nostro finto kebab. Grazie Fonta, grazie Padano, benvenuto, grazie proprio. Kabuki, Giandani e Marcorazzo. Classica Memblide, è di Grosseto, si mangia anche sassi di buono al ketchup sopra. Ma poi scusa Foix, hai già spelluzziato il coso, non vai allo stellato per andare a mangiare kebab o le patatine fritte. Sei veramente un bidone, cioè, no, per di, cioè, va bene allo stellato a quel punto. Che insomma è vorace. Sì, vorace, vorace. La carta. Dani è rozzo, Sì, per quello. Comunque, piacevole, fresco. Cosa alza, però io sono bene. Come fai se è fresco il kebab? Boh, ah, fresco nel senso la carne, boh, vabbè. Dobbiamo trovare di meglio sui giorni. Comunque ho preso anche un piatto kebab da shop. Ah, il giro pitas, cucina tipica greca, buonissimo. Ma non è kebab. Il pitas è il... sì, beh, tipo carozzi. E poi, tra l'altro, l'isoletta penso sia... cioè, ci abbia fondamentalmente ragione, che è un'isola piccina, super turistica, quindi ci saranno tutti i posti per inculare la gente. Però non è kebab, crognoli, vuol dire nulla. Comunque, non la conoscevo. Ho la foto che avevo il cellulare in carica. Possiamo dire che due cose, ho già mal di pancia, possiamo dirlo, mal di pancia perché proprio non era buono assolutamente. Ma come no? Avete la fresco? Oh, siamo al primo food scam di Santorini. Mi fate sapere stanotte se vi cagate addosso anche voi? Ma che cazzo di conversazione? Non ci frega molto, però. Vabbè. Secondo me sì, eh. E ora concludiamo la serata qui in villa. Adesso c'è il compleanno di Kate, festeggiamola.
e divertiamoci. E proviamo a digerire un kebab. Comunque Fois è quell'amico che arrivava in piazzetta e te stai prendendo il giro e facevi no, ecco Fois si mette a sedere e fa oh bimbi, ma sapete Dario è gay? Perché? Perché lo piglia in culo! È tipo che stia a sedere, capito? Ma poi... Scusa, hai preannunciato che ti caerai addosso alla festa di un plano della tua amica che, cioè, che ha ricevuto la proposta di matrimonio 2 minuti prima. Il peggiore. Grandissimo, grandissimo. Grazie per il video. Ciao, Scandi di Cripale, Cesarelli, Sigga, Liosha. Non so se avete mai sentito Tapparella di Elio Stretese. Ecco, lui è quello che quando entra, uno fanno entrare alla festa, gli fanno giocare cosa, la festa delle medie. Bellissimo, quella roba lì. Fantastico. Io lo sono anche babbo. A parte vorrei immortalare questo momento quanto è bello. Che siamo tutti e due a gambe alte. Bellissimo. Vabbè, anche te, Emily, cioè, cosa? Mac, cosa vuol dire che sei a gambe alte? Cioè... Siamo pronti a fare una prep insieme? Io dalla settimana prossima inizio la dieta, giuro. Io con te, amore mio, passi la mattina insieme, ce la facciamo insieme. Auguri, Kate! Non ho capito nulla. Tanti auguri a te. Ma senza un bicchiere. Dio, boh, è entrato in bocca. Tanti auguri a te. Manca anche Alan. Tanti auguri a te. Ah, il doppio compleanno. Tanti auguri a te. Grazie, Giusco. Tostarella. Aiò, il fischio non è riuscito. No, il fischio non è riuscito. Che però no. Recupera con le labbra così, e col gesto anche. Cioè, il sibilo, no. Il fischio non è riuscito, no. È preoccupato su, ragazzi. Ma poi c'è doppia ripresa. Veramente, il matrimonio del re di Inghilterra. Teleamerone con appicciato l'iPhone così, veramente. È preoccupato su, ragazzi. Ieri, in realtà, è preoccupato su. Ma chi è che l'ha fatto sta cosa? È una torta baklava. I baklava, buonissimi. Davvero? Li conosci? Cosa sono? Sono dolcetti turchi, credo, se non sbaglio, che sono tipo pasta sfoglia ricoperta di miele con dentro pasta di mandorle di solito. Non ho mai super, assaggiato. Però sono super zuccherati, poi li fanno, cioè, a volte ci mettono la Nutella. Ti racconto un aneddoto. Quando lavoravo in Australia, un partecipante di Masterchef, Australia, venne da me al ristorante dove lavoravo e mi regalò questi baklava perché era gay e ci stava provando con me. E vabbè, mi fece l'occhiolino e mi tipo fece, passò la lingua sulle labbra e mi fece il gesto tipo ci vediamo dopo. E feci no, non voglio nulla. Un po' omofobo da parte tua. Comunque vabbè, no. Quindi stuccano un po', mi dicono in chat. Sì, sì, sono molto zuccherosi. Ok. Senti, non bingiare, già hai fatto Santo Wine. Posso mettere o no? È palese che è un comunque è buono. Che bagaglio è buono. Comunque. Buongiorno. Noi, come tutte le nostre mattine romantiche, a fare Emily c'ha cioè veramente il malessere e lui con la telecamera puntata nel muso, come però dice la mizia boia sceriffo de che c'ha che l'espressione bella un po' sì sì per i passeggiati grazie Alo, grazie Canenzo di ieri per poi andare direttamente in palestra verso le 10. Comunque tutto questo sto facendo un secchio di scale per arrivare a un secchio non è insostante però mio. Perché un secchio è vicino comunque ora un so. Sì Picchi. Si dice a Livorno e ti fa un secchio di azzi tu sì però un secchio di cazzi è, cioè è ce già ne entrano tanti in un secchio di cazzi scale forse uno a metà così di rovescio uno che ti esce un po' fuori. Com'è questo castello? Iconico salendo. Va bene, non ho capito se mi sto intrufando nella persone o se sono delle vie. Non si capisce nulla. Comunque è bello che l'isola tu più sali e più la vedi tutta. Ah sì? Sì, ma non penso sia una cosa dell'isola, cioè, Giovannone. Cioè, penso sia una cosa della fisica del mondo. Cioè se sali le scale vedi più un arto. Non so, credo. È proprio una, cioè, proprio una prospettiva, cioè proprio come se... Grazie Vale, benvenuto allo scrotolone Fly X Quick. Guardate che scorcio che abbiamo trovato. Sono il mare. Bello. Mi piace un sacco. Se passeggiare sopra qua è molto bello. Dove... Ci sono degli asini. C'è con i sacchi di merda.
Ce la posso fare, sono 14 minuti. Ormai siamo arrivati alla copertura del video con albero, sasso, cioè proprio queste cose base, ormai commenti base. Grazie Nelly, benvenuto. Come viaggio, perché purtroppo l'abbiamo preso proprio all'ultimo per fare il regalo, diciamo, a Kate e Raff per ieri sera. Mi ho speso un sacco, però Santorini di base non è così costoso come il volo. Costa un pochino la vita qua, perché non è super economico, però è carino, potrebbe essere una meta interessante. È una cosa che non mi piace di Santorini. Questo siamo di qui, a questo posto qua. Siamo andati a fare colazione. Comunque, secondo me Nanni a sto giro non sopravviveremo, l'abbiamo passata liscia per due episodi, ma... No, no, dai, si diventa, lo so. Lo sanno che si scherza. No, lo so, lo so, lo so, è con la G, però comunque... Ah, sì, no, va bene, comunque, vediamo, speriamo bene. Anzi, possiamo dire grazie Giovanni. Sì, anche perché ci sono state un paio di occasioni dove non è stata presa così bene, di recentissimo proprio, però... Però, insomma, ma dici... no, non solo i fratelli Tiori, ma che non so se sai, ci hanno risposto. No, non ho seguito. Abbiamo detto che li abbiamo insultati, sono andato a rivederlo in live, mai insultato niente, cioè non abbiamo detto nulla. Anzi, io gli do del Dio a Alex Tiori e tu gli dici, boy, ma lui è men nel prime, hai detto, quindi solo complimenti e basta, non abbiamo detto altro, però. E poi altre cose... Ma Giovanni ci conosce, sì, Giovanni è Emile e Toscana come noi, quindi. Sì, sì, vabbè, questo non è che ci devi fare. Che cucini un acqua. 1, 2, 3, 12,50. È sicuramente una meta romantica, bella da visitare. Veramente ci regalerà emozioni, ma sicuramente non al portafoglio questa vacanzina. Tasci tua! Tasci tua! Ma me? Al ristorante. Stiamo prendendo la colazione. Cos'è successo? No, c'è stato un... Cos'è il grillo? Azione. C'è un grillo. Sei tu che hai grillo? Non lo so. Uno yogurt greco prima di andare in palestra. Però ho trovato il tucca alla paprika e il tucca al cheese. Bellissimo, questi li ho provati. Con cui adoro andare nei posti. Gusti esotici, possiamo dire. Vabbè. Vedere se c'è qualcosa di diverso da quello che abbiamo in Italia. Cioè, proprio io i supermercati divento scemo. Cioè, tipo il mio sport preferito è andare nei supermercati, ma non ci faccio mai i video in realtà. Ma è tipo la cosa che adoro di più. Cioè, tipo questo. Perché ci sono dei fiori. Che bello. Sarà la vaniglia. No, non lo so. Beh, non mi sembra la vaniglia. Sembra la vaniglia. Cioè, anche nei cereali c'è la pina. Questo non è che le apri e c'è zzz, tipo no, però c'è il miele. C'è il miele. Sì, sì, certo. Io questo è la vita. Cos'è questo coso? Opera compagno del cornetto. C'è scritto Choco Big e sono. Mi sembra una brioche gigante. Beh, una brioche al cioccolato. Cioè, il disegno sopra proprio palese. Porto il cornetto a raffeccate, così loro possono fare molto di meglio. Comincia a mancarmi i tagli, ragazzi. 25 euro per due cose prese. Va bene, tutto, ma manca a far così, Io nell'ultimo periodo sono diventato tirchissimo. Cioè. Ma dai, Joe, ma che te frega, vieni. Più che altro sei nell'isola turistica. De. Pep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 
Palace. Possiamo dire, amore, che c'è stato questo cambiamento della mia amore, vita. Amore, basta, cioè, basta. Dopo il matrimonio adesso T-Rex. Ci credo, bimbi, avete speso, quanto avevano speso per il matrimonio? 200.000 euro. Cioè, è grazie al cazzo, cioè, ma si poteva spendere un po' meno. Santorini, secondo me, è le signorine di, dell'altro ragazzo, che non voglio più nominare perché ho paura che mi arrivi la denuncia. No, ma noi siamo stati bravi, abbiamo detto... Sì, abbiamo detto che è stato un pochino troppo poco... Cioè, come si può dire? No, no, vi ricordo delle sostiche delle signore della notte, del puttano. Ma quello è Yakidale, ma Yakidale è un amico. No, lui. Ah, è un amico tuo, lo conosci? No, però comunque secondo me è un grande. Per quello, non è... Yaki, ma Yaki lo sa che c'è... Dai, Yaki, vieni, vieni qua. Sì, per forza. Però, allora, c'è da dire che io... Cioè, spesa, guarda... discount, no, ma... offerte. Allora, esatto, cioè... Allora... coupon. Esatto. E quindi ora stiamo tipo nella modalità... Ovviamente è invitato, anche per una puntata di Tomodachi, se vuole venire. Beh, lo dovresti per Radio Tomodachi, potresti invitarlo. Ah, perché no? Cioè, più no che sì, però... Vediamo. Vabbè, però se gli dici sì, c'è l'idea che è un deterrente per fare... Perché è famoso, voglio persone più comuni, capito? Ah, tra l'altro ci sarà il Papa al prossimo episodio di Radio Tomodachi, ragazzi, se volete venire... Detto persone più comuni, che il Papa, penso sia proprio la persona più famosa del mondo. Devo risparmiare.
Ti ho trovato del content per te. Questo lo sai che l'avevo già visto un po' fa, non così grosso. Allora, dobbiamo dare l'esploratrice. Ah, ma non lo fanno vedere, l'hanno calato lì. Sono di gnocche. Sì, sì, sì. Abbiamo in manica. Comunque, siamo il team, andiamo in palestra a piedi. Questa potrebbe essere una curva pericolosa. Sai perché lo diciamo? Perché c'è una cazzo di macchina là sotto. Boia. Abbandonata. E mentre andavamo a piedi bello. Alla palestra, che è là in fondo, guardate che bello scorcio che abbiamo trovato. Ecco, diciamo che queste cose di Santorini piacciono parecchio. Cioè, vedi le isole, ogni angolo ha uno stile diverso. Ma loro sono più bravi, bah, di voi, ragazzi. Aveva detto era tutto bianco. Vabbè, era diverso. Bello il cuore con le candele di giorno. Bello, sì, tipo, sì. Tipo, guarda là. Cioè, stai scherzando. Guarda che spot che ha preso, fra. Spot. Ma che ne sai tu? Comunque i boys hanno consigliato le Vex e Jim. Che dicono essere molto attrezzato. C'è un po' di attrezzi carini della migliore della, dell'isola. Ed è vicino a casa, quindi vi faccio vedere nell'ultimo periodo come ci alleniamo io e Raff. Vai! Siamo io e Raff e facciamo questo tutte le volte. Fai vedere? Che figura dietro? Quante? 7 più. 7 più, quindi devo arrivare a 14. Chest up. Bravo. Ci vediamo dopo il workout. Finite di allenarci. Ma non volevano farci vedere come si allenavano? Bah, non lo so, vabbè. Ci è bastato. Sghidato perché Raff urla troppo in ma palestra. Ma domanda, ma noi vogliamo accollarci a fare la spesa o vogliamo mangiare dei meravigliosi pitachiros? No, perché io chiedo, è un ancora ottimo workout, carboidrati, grassi e proteine. Non vorrei di, se gli togli le patatine fritte, è kebab. Siamo in la pasticceria. Cioè, lui è fissato con questa cosa, non ci... Sì, ma perché c'ha il kebab ora. Ho fatto la torta il buon Raff. Solo che fanno meno 15 gradi qua dentro. Ma che bella tortina che ti rafficcate. Bravo Raff. Bene. Bravo. Abbiamo il pacchetto. Portare al sicuro il pacchetto. Beh, libero. No, ma quanto la fa durare poi? Veramente in fin, tutto, fatto tutto le scale con questa gag. È veramente lunghissima, Giovannone. Tutto aiuto, ragazzi. Libero, libero. Questo lato. Che quella cazzo di torta sembra buonissima. Ancora? Cioè, no, sì. Ragazzi, dai, sono in piedi alle 8. Un po' bobo qua, se posso permettere. 18.000 passi, mi sono allenato, sono più o meno a digiuno, sono yogurt greco. Beh, tutto questo per avere dell'insalata. Sono molto contento. Ma la torta? C'è venuto da prendere un... Era per il compleanno. Un furgollo. Gollo? Ah, ammazza che premium! La... Questo è come Diego, no? Che sì, poi sì. Richiamo così. Sarà sotto, premium, raga. C'entra la testa, la voglia premium. Ciao, Tomo. No, va bene, grazie a te, buon lavoro. Incredibile, tutta la family. Oh, vanno in barca. Con quelle barche andremo. Ho detto che c'è una bella barca. Spero sia almeno una barchetta carina. Dato che io odio le barche. Cioè, proprio a me mi annoia. Cioè, ora dobbiamo vedere il tramonto, oggi sarà quindi una cosa particolare. Però a me proprio la barca, stare in barca, annoia in una maniera allucinante. E stai a terra, manda l'arti. Ma, ma stai andando un pomeriggio in barca, non lo puoi di prima di passare un pomeriggio. Ma capace non ha pagato nemmeno lui, ma scusa, ma che maleducazione è? Vai, basta. Allora, regola numero uno, non tirare fuori il telefono in barca. L'ultima volta che sono stato su una barca mi è chiuso il cellulare. E Cireto, sei sempre il cellulare in mano, Giovanni, per filmare tutto, abbi pazienza, E avuti le possibilità, la statistica, dici. In acqua. Sì, ma poi sta così, col braccio in avanti così, chiaramente te, per il capitombolo ti asca nell'acqua, di cosa devi fare, sei in mezzo al mare. Salve. La vita sua. Ma lui comunque rimane, cioè è già lì, non capisco. Ma poi, ma scusami, ma lui è quello che faceva il comico a Zelig? O a Colorado? Ma come chi? Si chiama? Pintus? Ah, Pintus? No, non è lui, C'è quella camicia, la barca. Non sono nel mio habitat naturale? Che king, Pintus, cazzo. Pintus, faccio un po' l'imitazione di Ibrahimovic. Allora, attenzione, ha fatto fallo, te lo ricordi? Calcio d'angolo. Magari non la fa, dai. Sto solo preparando per quando arriverà il giorno. Che diventa ricco? Di comprare una barca. Giorno di lei in barca. Era Pizzul, molto... certo. Bruno Pizzul. Ah, giusto, lui soffre di mal di mare. Comunque è la prima volta che siamo su un catamarano, mi sa. È vero. Sono appena arrivati vicino al vulcano a Hot Springs. E qui è calda l'acqua. Sai com'è? Hot Springs vuol dire esattamente questo. Qui è molto calda. C'è un bagnetto? Qui tutti dicono che... Ma col coso? Ma sì, ma col bracciolino, scusami, Foiz. Ma c'hai 800 di muscoli, Foiz, ma vai da nuotare due volte a settimana. Cioè, niente, mio padre, il più forte del mondo. Cioè, questo... Un po' tra sega, Giovanni. È lì. La paperella, oh.
capace di vedere il suo cazzo con coloranti, eh? No, non mi dice, ma a parte che si divide in due e poi è gigantesco. Poi cosa fa ora la, tipo l'acqua gym con le mele vecchie? Bellissimo, no, sì. Si prepara ad andare malandrone, prima fa un po' di acqua gym e poi va il malandrone e via. L'acqua è calda? Perché gli sembra molto calda. Oh, poi si è rotto il cazzo, cioè, è Hot Springs, sarà calda, è già quattro volte. Ma qui sei sotto un vulcano, cioè, sono calda lì. Cosa sul Furia, no? Secondo me questi a casa non ce l'hanno l'acqua calda. Allora, come vedete lì c'è un barbecue e loro hanno cucinato per noi. Spaghetti, pollo, bello, sa di mare. Questi, ah ok, cosa? Non l'ha capito cosa sono. No, ah ok, ma non... Ragazzi, probabilmente te lo dico io cos'è. Probabilmente è pesce cotto nella foglia di vite. Di... Ah ok. Di cosa? Sì. Ok, ok. Ita, ragazzi, bellissimo. Me, everything. Something to drink, sir? Coke zero, please. Questo è bello, ragazzi. Cioè, questo vale un pranzare così. Fatti un l'ha preso quello che non sapevo se era. Visto, non ce l'ha nel piatto. Sono dulmades? Ah, sono i piedi di riso. Ah, ok. Ah, ok, ok. In barca, c'è quasi il tramonto da poco. È molto bello e romantico, devo dire. Ah, oh, non esagerate, eh? C'era un sapore strano. Sai come si dice in questi casi? Sus. Per forza. Ah, si dice magna. Comunque da tutto spaghetti e pollo super top. A breve ci sarà il tramonto. Bella la gira in barca, però c'è in terra a testa, se vogliamo spendere meglio. Madonna, sì, non spende 200k di matrimonio, ma è bellissimo. Poi, c'è terra a testa tutto il giorno in barca col pranzo lì. Ci ma scherzi te, vacanza, su. Boia, ma domani mattina, ma scusa, eh. Tramonto sì, mezzo al mare, dai. Questo video è un po' i miei consigli su Santorini, no? Cioè, io avrei preferito spendere i soldi in altro modo. Qua la barca piace un po' a tutti. Ma dove? Sei in un'isola? Dove cazzo li spendi? Sì, stai tutti contenti alla fine. Sono solo io che sono un po' anomalo, forse. Però sono sicuro che, un po'. Che durante il tramonto sarà un bel momento. Ed eccoci qua, il momento del tramonto. Che ne pensi? Meraviglia, ragazzi. Sì. Non c'ha nessuno mai voglia. Guarda lui, King, che madonna. Illuminati dal tramonto, siete tutti più belli. Tranne Alan. Posso dire che comunque poverino. Santorini ha dei tramonti veramente belli. Santorini è considerata l'isola con i tramonti più belli del mondo. Ok, tu food fit la persona quando hanno fatto i soldi col gelato che best. Taccio. Portaccio. Intanto voi avete messo il vostro gelato per la prima volta in un locale e mi fa pagare pure a peso d'oro, capito? Ma che ti fa un sconto? Comunque tutto questo è cambiato di nuovo. Boh, ormai è proprio nel delirio. Cioè, va a casa, va a 360 gradi. Chi becca, becca, si vedrà. Questo è quello che ci sta offrendo Santorini oggi. Devo dire molto bello. E comunque non c'è tramonto senza un bodybuilder che posa. Eccoli! Siamo tornati in moto! Vai! Siamo tornati! The Witch Project! A Santorini! Che bello! Bella, eh! Oddio, ma sembrava andassero di sotto. Ci sono io mancavo, però, dai. Vero. No, sta registrando Emily. Street, dopo la doccia, tutto quanto. Stai aspettando gli altri che arrivano là. Alcuni sono già... Boh, a me sembra invece strabella, boia. No, molto bellina. Poi nel panaio la sera sicuramente è fresco il pane. Sì, no, però fanno lì così c'è il mattarello. Sono arrivati, in realtà. Sono già là. Questo è proprio quello che... volevo io stasera. Prendi busta. Si vede il muro, ci ribalza. Oh mio Dio. Non era per te. Fantastico. Era per te. Ah, domani vorrei portare Raffa al Mac. È tipo l'antichristo di Raffa. Ma non sa cucinare carbonara. Pes. Allora, abbiamo deciso di prendere una pinza margherita. Non lo so, è un linguaggio loro. No. È un linguaggio loro, non lo so. Margherita. È una pinza unita a un margherita, pensiamo noi, no? Credo che andrò sul gyros classico, però di... Ah, gli spaghetti, vabbè. Ma che cazzo scrivono qua? Chi va a fatti i testi? Allora, io non ho ancora mangiato. Intanto mi fa ridere che il posto si chiama tipo Mad... Ah, è una canzone, ok, no, scusate perché non... Food veganissimo. Diciamo che già di base i greci sono molto scorbutici, no? Quando parlano, soprattutto qui a Santorini così. Beh, sicuramente il turismo li ha... Poi c'è questo qua che ci sta a servire a noi. Sto due o tre volte che gli mette mai... Gli tocca ci dare la mai nel piatto. Gli ha messo mai nel piatto, sta sbroccata. No, ma i greci, magari ci sono un po' busoni, però... Sì, non lo sapevo. Sì, c'è un po' il ghignone, tipo il nasone di solito. Vabbè, quello che cazzo vuol dire? No, che magari c'è una... E pita. Oddio, la cecina, che pane e torta. Ragazzi, no, qui, pita. In Grecia
il tuo alito dopo poco comincia a sapere solo di aglio e cipolla. Me lo sento io al posto. Comunque, pollo super grasso, tello, pieno di cipolle, un po' di pita, però oh, sembra buono. Bah, io me la collerei tranquillamente, ma che cazzo se ne frega, cioè. Questo si mangia in chiusura. Sì, può andare al McDonald's domani, cioè chi cazzo se ne frega, l'ha detto prima. Spero sia buono. Questo piatto ha scritto il nome di Giovanni Boys. Super speziato, tanto grasso, non mi piace tanto il pollo greco che mangio di solito, però pita buona, patatine no. No, si vede, sono mosce. Comunque ha detto più cose di Moscio. Quando recensisce i video è già i cibi è già qualcosa. Oh, ti dirò, un po', no, un po' crudina. Dici? La pinza? Vedi bianchino intorno. Ok. Benvina, quello. Questo è il collo dello stomaco. Un pezzettino, però piccolo. Colla belenega. Colla belenega. Ti dirò, l'assaggerei. Allora, ti dirò. Ve lo dico, non sei pronti. Non sei pronti. La però invece onesta. Com'è? E sciapa, sembra tipo pizza surgelata, non è male. Ma perché gli va così nervisa la gente? Poi veramente, chef, sempre più vicino poi. Ma uno zoro, c'è uno spazio così di tipo veramente. Non so io se ti sì, è crudi. Ma è immangiabile, fra? Non è immangiabile. A Raffo piace, fra. No, è il pomodoro che ha, io non l'ho beccato. Ah, ok, tu non c'hai il pomodoro. Era acidissimo il mio pezzo. Cioè, comunque, tutti quelli che hanno preso il pollo l'hanno lasciato. Perché all'inizio ci stava anche il sapore, magari, però cazzo è salato. Sto posto. Qua c'è tipo il totale che è fuori di testa. C'hanno palesemente scammato qua dentro. Borda. Non è scammato, è che se non c'è tu hai 420 euro. Boia. Mortacci, fratello, mortacci, dai. Quasi dimenticavo che Kate ha fatto 30 anni. No, ti giuro, non si sta ora. Capita, oh dai. Oh, sono tutti grossi, hai visto? Sono tutti belli palestrati. Palestratoni. Ok. Forza. Mancano le forchettine. Spezzano due. Dai, Giovanni, ma aspettale un attimo le forchettine. No, veramente, cioè. Madonna. Se avesse fatto Raffa, buona. Non sarebbe stata così buona. Quindi si sente non l'ho fatta voi. Ehi. Ci rendo, l'ha fatta pasticceria. Anche oggi, passeggiatina romantica. Prima mattina, siamo già alle 9. Stiamo passeggiando da parecchio. Siamo. Effettivamente siamo sperduti nel nulla, cioè per farvi in culandia, poi come si sente che non c'entra nulla con quell'altri toscanissimo. Di capire. Bello però le passeggiate la mattina, è bella abitudine. Sì, a parte poi se ti piglia per il collo e ti dice allora passeggiati in avanti, con la telecamera nel viso, per il resto vabbè. Tipo là in alto, siamo lì in alto, ho fatto tutta una strada poi, a scendere. Sai quanti passi mi ho fatto fino adesso? Quanti? 3600. Ci siamo fai 10.000 passi la prima mattina così? Sì. E il bello è che più vicino poi se fa vicino poi le ragazze fa piacere la mattina presto quando le impari nel viso, sì. È proprio una prerogativa. Mo sono tutti in salita. Comunque sto viaggetto a Santorini alla fine tra proposte raffeccate e tutto sta a fare un viaggetto romantico. Borda. A caso sto facendo una sorpresa a Emilio, ho preso un super quad. Se lo danneggi sono tipo 1.500. Quella è la sorpresa. Cioè, diciamo che non vorrei fare. La guida lui, credo. Poi vediamo, magari da lei. Però super sorpresa è come Homer che regala la palla alla bowling a Marge. Cioè, vabbè. Ah. Ho sempre voluto comprare un quad. Poi ho capito che era troppo scomodo. Cioè, in breve, c'ha tutte le scomodità di una moto e anche di una macchina. Moglie! Satta su, moglie! Mi sento tipo la mamma che va a sgridare il bambino. E ne frega un cazzo, ma incazzata nera. Odia i quad, veramente. C'è la cosa che più odia al mondo. Ho speso un sacco di sardini. Tutte le coppie sono venute vicino al mare a pranzare. Facciamo vedere un pranzetto di pesce oggi. Comunque, a parte la barca, è la prima volta che andiamo in spiaggia. Bello, cavolo. È vero. Che mood fantastico. Bagni delfino uguali, cioè. Montagne alle di fianco. Fiume. Se dopo ci facciamo un bagnetto. Sì, sì, sì. Non abbiamo scemani, però. Siamo alle Hawaii. Ehi, le Hawaii. No. E non so perché siamo andati nel posto più commerciale. Summertime. Quello che proprio di. Perché ti... noi siamo turisti. È vero, ci piace essere attaccati da turisti. Sempre l'hummus di fagioli, la fava. Ma è hummus di fagioli. Meglio l'hummus normale. Poi la pita calda. Quanto è buona. Guardate cosa ci dividiamo.
Vabbè, sì, sì, sì. Io ed Alan, una super ghiera, 65 euro, bella però. Basta, ma è ossessionato in questo viaggio dai prezzi. Sì, ci credo, è venuto fuori con una botta nel culo da 200k. Sarei ossessionato anche te. Come io ora sto un po' più attento alle spese, perché ogni mese mi levano 25k dal conto. Cioè, sei su un'isola, sul mare, in un ristorante di pesce da turisti, a 65 euro per un piatto di pesce arrosto con una rata intera, ci può le sta, cioè li spende a Livorno. Dice per i viewers. Chi ti leva 25k? Dello Stato, devo pagare le tasse. Devastante. Oh my god. Comunque si mangiava molto molto bene, devo dire, però 50 euro a testa mi sembra un po' esagerato, anche perché non ho capito come si arriva a 50 euro a testa. Il pesce era buono, però orata. Cioè, noi qua abbiamo mangiato pesce. Questi due, vabbè. Summertime buono, ma costosino. Ora passeggiata sul lungomare, nessuno vuole fare il bagno. E per la serie di cose strane, non so che brand sia Lacta, ma fa le cose in collaborazione con Oreo. Questa è una delle barrette più buone al mondo, ragazzi. Questo qui è la Kinder della... Sì, è vero, questo lo confermo, l'ho provato anch'io. Romania. Non è della Romania, perché li vendono anche in Repubblica Ceca. No, Vai, è distrutto, veramente. Vuole far guapo. Cioè, però anche, cioè, veramente, forse lei è peggio di noi stasera. Cioè, veramente seccato con una freddezza spietata. Certo, però è originario della Romania. Sono quasi convinto di questo. Abbiamo scritto. In Italia comunque non li vendono. Lasciamoci scegliere, Raffa. Devi scegliere tra quello o di questi tre. Vabbè, proviamo a questi, poi già questa, vai. Ehi, 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 ehi. Mamma mia. Questo, raga, non lo so. C'è anche mia dentro. Per te. Una famosa C. Adesso è molto buono, dobbiamo fare la stagione a casa perché lo voleva provare. E il cinnamon roll donuts. No, qua c'è la cannella. Buona. Prova questo, con la crema. Aiuto. Dai, sarà buono, è un dorcino. Fatto la fuga, come è andato, cioè si sentono di sonno. Buono, vero? Da lui la maglia della c'è solo un problema quando mangi queste cose. E insomma, finisce qui il video del viaggio di no, Foyce. No, mancava mamma mia, che avventura incredibile. No, dai, che è mancava stata tipo 5 minuti, cioè, perlomeno skippiamo, vediamo poi. No, no, guarda, io non ce la faccio più, veramente. No, ma bisogna vedere, cioè skippa veloce, vedi un po' come finisce, dai. Almeno di là c'era Giorgio Vanni che sparava le alzate, vi veramente non dai, dai, manca poco, non ti dico tutto, vai, ormai è la fine, bisogna vederlo, vi c'è video. Aspetta. Ore 23. No, no, sì, ma sei matto, aspetta. No, no, è il mio, dicevo. Che non hai niente con cui pulirti. Vai un po' più avanti. Vedi. Lato, ho visto c'è? Ah, guarda che bello. Sicuri dove stai? Aspetta, ho sbagliato, ci sei te, aspetta. Vai, vai. Questa parte è magica. Ma è la stessa inquadratura di prima, sì, Nanni. Ma capito, skippa un pochino avanti. Scusami, Giovanni ci ha regalato questo video che noi usufruiamo con il commento tecnico tattico sopra e vediamo. Non ci denuncia, cioè, no, no, sì, guardiamoli tutti. Aspetta. Cos'è questo? Andiamo prima alla spiaggia e poi qui c'è. Guarda che bello. Heart of Santorini. Guarda che bello. Madonna che spettacolo, ragazzi. Ma dai, quello che ha detto. Yeah. No, vabbè, aspetta. Qui è veramente bello. Questo è meraviglioso, ragazzi. È a livelli di Capo di Buona Speranza. E là, questo vedi? È un punto da vedere una volta nella vita. Piccione. E dopo essere andati un pochino a casa. Ma cosa c'era? Cos'era quella cosa? 20 minuti contati, siamo tornati nel punto di prima. Ora torniamo sotto al Heart of Santorini. Tanto abbiamo ancora raggiunto gli altri. E ci gustiamo il tramonto. Foto al tramonto. E dopo si va a cena. Oh, raga, ma che posto vi ho trovato, eh? Comunque in questo video siamo già al terzo tramonto. In tre punti verso l'isola. Cazzo, comunque pure sto tramonto oggi, ragazzi. Posso dire una cosa? Io forse sarò un blocco di ghiaccio, ma io non saprei come gustarmi un tramonto. Vabbè, sicuramente non con la telecamera a mano a commentare ogni secondo di quello che succede. Ti metti no, lì. Però cioè, tipo, vai lì, no? Cioè, te staresti tipo lì seduto un'ora per aspettare che un'ora, tramonto. Basta. Cioè, vai lì, lo guardi e fai, va bene, vai, e ti giri e te ne vai. No, basta lì magari 10 minuti, un quarto d'ora. Un cicchino. Sì, anche, te parli un po' con la tua compagna, con i tuoi amici, così, è bello comunque, mi piace. Un cicchino. Vabbè, cicchino. Ci vuol dire che... Palla rossa, ma ti dà un'emozione incredibile. Poi qui su sto spot è allucinante. Sto spot ci fai nulla. Ultimo posto che vi farò vedere in questo video perché abbiamo finito. Dai, vediamo questo.
Pirnos. Questo abbiamo scelto noi perché volevamo mangiare tipico greco. Io vorrei una pita, pollo, diciamo. Pollo, ancora. Ma sono sei giorni e mangi pita e pollo. Vabbè, ci sta. Dai. Che bello, dovunque ti giri. Sta città è bella. Cioè, sti isolette è proprio bella ovunque. È talmente bella che mi ha fatto venire voglia di tornare a Tenerife. Diciamo che come isola la preferisco parecchio. Cioè, queste vibes mi hanno fatto quindi venire non è bella. Voglia di andare a Tenerife. Oltre che a viverci, a farci qualche settimanella magari. Ma poi lui tempo fa non voleva aprire un negozio in America, mi pare. Ma non lo so. Mi ricordo questa roba qui. È un giramondo, Giovanni. Cos'è quel coso? È un. È pasta fillo. Sei di bottino primavera, fa. C'era il miele, ma. Ormai buona, ragazzi. Buone? Fai arrivare. Un po' troppo. Certo, scusami, Dario, ma Giovannone, ma te lo devo spiegare io che non faccio c'è YouTube. Fai. Scusami, sei a Santorini. Come? Fai... Aspetta. Come non fa YouTube? Vabbè, sì, faccio un pochino, però ha rinunciato anche un giorno di live apposta per produrre nuovi contenuti. Sì, ma non sono uno youtuber della sua classe, della sua scuola. Che vuol dire? Cioè, scusa Giovannone, sei a Santorini, il viaggio di nozze. Ma facci vedere un ristorante stellato a Santorini, fai vedere un video un po' più... qualcosa un po' di più ganzo. Sono sei giorni e mangi pollo e pane. Vabbè, la spiaggia nudistica, te col pisello all'aria. Anche, col pisellone fuori. La censuravi, che te frega. Sì, facci vedere qualcosa. Grazie, Kinza, grazie, Meta Lord, Creano, Monti, Sgrudino, Giacomo, The Skill, Camus, Kiryu, Teo, Orange. Ma la frita di questa è buona. Esatto. Cioè, basta una frita, però. Giovanni, cosa hai mangiato in questo viaggio? Pita. E tzatziki, ovviamente. Era serio al pollo. Comunque, ci siamo seduti 9:30 fa. E io ho mangiato solo un pezzetto. È come uno che va a Napoli e mangia solo pizza tutto il tempo. Cioè. Lì ha fame. Ma l'ho ancora portato le proteine. Quindi un'ora e mezza che aspetto. E quello è tipo un tocco di ghiaccio adesso. Anche perché fa freddino qua. Comunque la Grecia ha un problema con i tempi. Diciamo che ti fanno aspettare. Scusami, fermo un secondo, Dario. Io non ce la faccio più, Nanni, te lo dico. Cosa vuol dire croc? Curriculum Nanni, streamer, youtuber, obeso in entrambe le piattaforme. Come posso essere obeso da una parte e magro in un'altra? Se sono sempre io a fare entrambe le cose. Scusa. E magari sei un po' più prestante su YouTube, eccetera. Ma si diverte, stanno qui, hanno ballato poco fa, è tutto un altro mood qua. Ok, mi vado, ragazzi, solo 2 ore di attesa, fai vedere che ci sta. Grazie padre, un fungo, grazie team, grazie amici, benvenuti. Stai guardando Lorenzo, Peppa, Cicchi, che abbiamo preso nel flam? Oddio, laga tutto, cos'è? Il salsiccione. Non mi sembra fitto comunque. Abbiamo fatto una stronza a prendere questo. Vabbè, dai, grazie Giovanni per questo video. Oh, ecco, dai, Danni, veramente. Beh, grazie Giovanni, veramente il mio preferito. Cazzo, sì, veramente, questa è durissima, durissima. Questo non succede nulla, zio, non succede niente. Veramente il mio preferito e di tutti gli altri. Anche perché il matrimonio era facile, farlo venire bellino, il matrimonio, un giorno unico. Lo difficile era rendere quanto bella fosse Santorini, grazie. Ce l'ha detto, però è bella qui, guarda che bello, guarda che bello, guarda che bello. La scogliera, il tramonto, il pollo e il pita. Spero si siano divertiti però loro, insomma, che abbiano passato una serena Natale. Certo, certo, ma vedrai, no, quello sempre ragazzi, veramente, non grazie anzi di questa saga. No, veramente. Incredibile, ora vogliamo sapere il futuro della Puzzo Run, no, della Puzzo Reaction. La Puzzo Reaction, troveremo sì, qualcosa, sì. Non vi preoccupate. Ma sì, vedrai, tanto... Non mi preoccupare. Vabbè, non sto per dire una cosa grave. Per il prossimo video bisogna selezionare bene, però, Sì, sì. Perché non tutti la prenderanno a ridere come Giovanni e... Ah, per quello dici? Ok. Sì, lo so, purtroppo. Sì, sì. Rischia di... Vabbè. Vabbè, ma tanto io poi sento sempre Giovanni. Quindi... Certo, certo, non ci mancherebbe. Sì, Giovanni, scusami. Okay. Giuseppe. Giuseppe. Bene. Buono. Grazie, Nanni. Ci becchiamo nei prossimi giorni. Sì. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao.